E basta farvi prendere in giro, ragazzi. Oggi andiamo a vedere Shopify. Vado a esprimere la mia opinione e dei dati oggettivi su Shopify, sul perché la maggior parte delle persone vi prende in giro, sul perché questi guru di Shopify vi prendono in giro, sul perché non dovete fidarvi e soprattutto perché il modello Shopify non funziona. Ragazzi, il modello Shopify ha così tante lacune, così tanti lati negativi, che non sapevo nemmeno da dove iniziare. Quindi in questo video cerchiamo di fare punto della situazione, cerchiamo di capire un po' perché Shopify non conviene a lungo termine. Innanzitutto, cos'è Shopify, ragazzi? Shopify non è un business model come si pensa, come si dice nei gruppi Facebook. Shopify è una piattaforma intuitiva a pagamento che ti permette di creare il tuo sito web orientato alla vendita online, parentesi, e-commerce utilizzando applicazioni native e di terze parti. Shopify è questo. Shopify è una piattaforma, non è un business model, perché il business model che si utilizza insieme a Shopify si chiama dropshipping. Innanzitutto dobbiamo avere in mente che questo, cioè non è io faccio soldi con Shopify. No, tu fai soldi con il dropshipping, seguendo un certo business model e utilizzando Shopify per la realizzazione del tuo sito web, perché è un'ottima piattaforma, perché è stabile ed è intuitiva. Chiarito questo, cerchiamo di capire perché Shopify non è buono. Shopify, no, Shopify, o meglio il dropshipping utilizzando Shopify per come lo conoscete voi, per come ci sono tutti questi corsi in giro, non è un vero business perché non è orientato a lungo termine. Ovviamente saprete meglio di me in cosa consiste. Cerchiamo il prodotto, cerchiamo la cinesata da vendere, apriamo un sito web, lo lanciamo, test ads, questa vende, quindi proviamo questo. Ragazzi, questo non è fare business. Ora, prendiamo ad esempio una pizzeria. Se noi apriamo una pizzeria, dopo un mese questa pizzeria non vende, che facciamo? Vendiamo i tavoli, vendiamo il banco, vendiamo il forno e ci apriamo una gelateria? No, non funziona così. Andremo a investire tramite strategie e budget nel marketing per l'acquisizione di nuovi clienti e per ottimizzare il riferimento di mercato per quell'attività, per quel tipo di business. Ma con Shopify tutto questo non accade. Io sono dentro alcuni gruppi Facebook orientati a Shopify, di alcuni di questi guru di questo dropshipping, che ora andremo anche a parlare di loro, perché non dovete fidarvi di loro, o per meglio dire, prendere le loro parole con le pinze. E io quello che vedo, ok, giorno dopo giorno, è che non commento spesso, ma leggo, vedo le persone, il prodotto non funziona, cambia prodotto e prendi il tema, qualcuno ha il tema gratuito, qualcuno manda il tema sotto banco. Cioè, ragazzi, io vendo il tema 5 euro, non siete, non, cioè, gente che non vuole investire 30 euro, 20 euro in un tema grafico, lo cerca sotto bando, risparmia 10 euro, cioè, ma che cos'è business questo? Questo non è fare business, questo è giocare, state giocando, poi ovviamente giocando, giocando si fanno dei soldi, perché c'è gente che fa tanti soldi, persone fanno tanti soldi, persone invece che ne rovinano tanti, persone che giocano, ci sono varie situazioni, ma questo non è fare attività, e cerca provi il prodotto, il cinese non lo manda, il cinese non mette il trading, PayPal mi blocca il conto, non ho il trading, perdo la contestazione, e il prodotto è rimasto alla dogana, il cliente si lamenta e poi arriva l'altro che vende il mio stesso prodotto. Ragazzi, ma non è che questo è fare attività. Ora andiamo a vedere come dovrebbe essere un business e perché è sbagliato fare così. Innanzitutto, la gente dice, i corsisti che vedi su YouTube, dicono la ricerca del prodotto, la ricerca di mercato. Questa non è ricerca del mercato, ragazzi. Se voi aprite 10 siti web diversi, 10 brand, avete quello, non vendete, lo chiudete, cambiate nome, cambiate email, e ne avete un altro,
è ovvio che dopo ne aprite 10 qualche prodotto venderà, cioè è questione di numeri, non è questione di ricerca di mercato. Ricerca di mercato non è questa, ricerca di mercato è avere un brand, investire su un brand su larga scala, analizzare i clienti che il tuo brand già ha e dei tuoi competitors già hanno, analizzare i loro comportamenti, la loro situazione, la loro demografia, tutto quello che riguarda questi clienti, e a investire in strategie di marketing per acquisire questa fetta di clienti o altri potenziali clienti che possono essere interessati alla nostra immagine. Aprire 10 siti con 10 nomi, 10 temi gratuiti, diversi, 10 cinesate diverse, non è ricerca di mercato. Questa è la prima cosa che dobbiamo capire di Shopify e di dropshipping attraverso Shopify. Ora, togliendo il discorso sito, il discorso brand, parliamo un attimo di questi guru che ti fanno. Allora, non è che non funziona, che non potete fare soldi. Potete fare soldi, ma il problema è che fate soldi, spendete un mese per aprire un sito, cioè poi il primo problema, chiudete il sito, chiudete tutto, scompare, ne create un altro. Ma che attività è? Fate sì 2.000, 5.000 euro, 3.000 euro, ma ragazzi, cioè voi passate tutta la vita, pensate che potete passare i prossimi 20, 30 anni a prendere il sito, chiudendo il sito, ma a parte che è uno stress, ok? Aprire, chiudere, cercare, avere fortuna, e business manager mi banna, non mi banna, a parte che è uno stress così. Ma poi non è ovvio che non stai facendo un'attività. Fare un'attività significa aprire un brand, quindi apri un solo sito, anche il dropshipping usando fornitori cinesi, questo, ma non è che apri e chiudi e fai il dropshipping e fai il business, non è così ragazzi. Quelli che vedete che vendono i corsi, i soldi non li fanno con il dropshipping, magari qualcosa sì, ma non li fanno così, li fanno vendendo i corsi, che non c'è niente di male. Anche io ho un corso, l'unico tra l'altro corso italiano sul dropshipping su eBay, lo trovate su dropshipping chilometri zero. Non è questo il punto è anche portare valore, dare un metodo che funziona, perché insegnare i pixel Facebook, insegnare queste cose non c'è un reale valore, perché effettivamente non potete costruire un sistema attorno a questa cosa, a meno che ci sono siti, ora non ricordo il nome, c'è un sito dropshipping su Shopify che è partito così e oggi fattura 8 milioni l'anno, è americano, fattura 8 milioni o forse 8 milioni e mezzo. Ma qual è la differenza? Che non hanno aperto il sito con la cinesata e poi l'hanno coperto, l'hanno chiuso, l'hanno nascosto e l'hanno aperto un altro. Hanno investito mese dopo mese, anno dopo anno nella loro immagine, facendo un sito multiprodotto, ragazzi, perché i siti monoprodotto non funzionano, perché non è seguire il trend del momento, poi chiudi, non è questo. Se volete creare un brand dovete dare vastità ai vostri clienti di tornare, perché se io vendo solo questo bicchiere, ok, e poi non vendo nient'altro, perché i clienti devono tornare nel mio sito a darmi soldi? Per cosa devono darmi soldi se già io ho venduto l'unica cosa che gli interessava? Quindi multiprodotto su nicchie specifiche, che, con una ricerca di mercato seria, quindi chi compra da te, perché compra da te, non perché la gente vuole le cinesate. Investire sul brand, sull'immagine, su pubblicità, su creare un nome, su creare un trademark, registrare quindi un brand nel registro dei copyright, un'immagine, un logo, pubblicizzarlo, questo sì. E poi potete vendere in qualsiasi modo, fate un magazzino, dropshipping dalla Cina, con agenti, come volete, ma aprire un sito con un nome a caso, con un prodotto a caso, con il cinese che te lo manda, poi non te lo manda, non ti dai tracking, ti vedi in ritardo e poi devi cercare l'agente e poi devi copiare, annullare gli ordini, non è un business, non è questo, è questo il fatto. E poi c'è un altro discorso, che quello che io vedo che nessuno parla su questi gruppi di Shopify, una cosa che io non capisco, perché dovrebbe essere anche il punto principale, che se io avvio un'attività, ok, online o anche non online, comunque perché voglio in un certo modo essere più soddisfatto, avere più tempo libero, avere più tempo da dedicare ai miei progetti, oppure scalare il business, come puoi scalare un business o dedicarti a altri progetti o dedicarti a te stesso se devi passare la mattina alla sera a cercare il cinese che ti manda il prodotto, a rispondere ai clienti che si lamentano o a, cioè, il punto che sto cercando di spiegarti è: nessuno parla di automatizzazione con Shopify. Cioè, ragazzi,
Come puoi tu automatizzare un sistema, creare un sistema automatico, creare un sistema scalabile se devi ogni mese cercare la nuova cinesata da vendere? No, è ovvio che non lo puoi fare. Se ogni mese devi cercare di scrocare il tema gratuito a qualcuno che lo ha rubato sotto banco su Telegram, è ovvio che non funziona. Sì, puoi fare qualche migliaio di euro, ma non andrai da nessun partner, da nessuna parte. È ovvio, devi creare un brand, creare una struttura automatica che può andare avanti anche senza di te, perché tu ti devi occupare della logistica, ti devi occupare di amministrare tutto il business e di far andare avanti la baracca, di scalarlo, di trovare nuove opportunità. E nuove opportunità non significa chiudere la cinesata che non vende più, aprire una nuova cinesata, non è questo. Parliamo poi un attimo di questi guru di YouTube, anche molto famosi. Allora, come ti ho già detto, loro i soldi non li fanno con dropshipping, almeno il 90% di loro li fanno con i corsi, che non c'è niente di male. Il problema è che devi portare valore. Quando loro ti fanno vedere la schermata 100k in un mese, 150k in un mese, ragazzi, io prendo il cellulare, in due minuti mi faccio una schermata da 150k al mese su Shopify. Non sono la maggior parte vendite reali, cioè, spero che questo lo sappiate. Cioè, tutto qua, non sono vendite reali la maggior parte, e se mi sto sbagliando fate vedere se sono reali, fate un video, fate che stati dove c'è gente vera, fate vedere i conti in banca, fate vedere Stripe, fate vedere dove c'è il flusso di denaro, se non è così. Ma non sono la maggior parte reali, poi ci sono quelli che sono reali. Questo non significa che ciò che vi insegnano non va bene. Ciò non significa che ciò che vi spiegano non vi può fare soldi, fa fare soldi. Funziona, vi può far fare qualche soldo, ma non è, come si dice in italiano, non mi viene il termine. Il gioco, diciamo in italiano, il gioco non vale la candela, perché sono soldi a breve termine. Se voi volete fare impresa, se volete cercare di avere successo, se vogliamo crescere come persone, come individui, come entità, dobbiamo concentrarci su pensieri a lungo termine, perché lungo termine è l'unica cosa che... Pensate a Amazon, se avesse pensato a breve termine, come saprete o come non sapete, Amazon ha iniziato vendendo libri. Se Amazon avesse iniziato con pensiero a breve termine, quando i libri non vendevano più o già cominciavano a scarseggiare, chiudiamo Amazon.com, cerchiamo un nuovo nome e vendiamo telefoni. No, non è successo così. Hanno investito nell'immagine, Amazon ha investito sulla ricerca di mercato, ha ampliato le proprie categorie e ha iniziato a vendere altri prodotti oltre i libri. E poi la storia la sappiamo, dove è finito Amazon. Quindi non è che perché un prodotto non vende più chiudiamo il sito, nascondiamo chi siamo e facciamo un'altra storia. Non è così, non funziona così. Se volete fare qualche euro per arrotondare o volete giocare, va bene, ma se volete fare business a lungo termine, se volete fare un'attività strutturata, automatica e che duri nel tempo, questo gioco non va bene. Anche perché poi, ragazzi, la gente dice business manager mi ha bannato, PayPal mi ha bannato, mi hanno bloccato senza motivo. Non è che vi bloccano, ragazzi, non è che il business manager vi blocca Facebook per così random, non è così. Vi blocca perché avete un business model che fa schifo, avete un business model che non funziona. Cioè, pensate che Nike, Adidas, Apple vengono sospesi dal business manager? No, perché voi sì? Perché avete un business model e si basa su un cinese dall'altra parte del mondo che può o non può spedire, su un sito che su un brand che non sono conosciuti, non hanno storia, vanno a cercare il vostro sito, quanto tempo fa è stato creato, 4 giorni fa, vedono che poi è stato chiuso, poi è stato riaperto e vi bloccano. Ma anche io vi bloccherei. È normale, PayPal vi blocca, PayPal, perché voi non lo sapete, PayPal va a vedere il vostro sito, va a vedere quando è stato creato, la storia, il brand, se ci sono informazioni di contatto, chi è l'azienda, chi non è l'azienda, va a vedere tutto. E voi pensate di poter passare le verifiche con un sito che aprite, chiudete, vendete la cinesata, poi chiudete? No, ma chi è che vi vuole lavorare con voi così? Io non vorrei lavorare e penso nemmeno voi. È ovvio che vi sospendono le piattaforme. Concentratevi sul lungo termine.
perché è l'unica cosa che conta. Non importa fare 1000, 2000 euro oggi, se fra un anno sei appunto da capo, se fra un anno non hai costruito nulla, perché non stai costruendo. Fare business significa costruire asset, ok? Io faccio delle mie altre cose perché sto costruendo degli asset per me. Non mi interessa, è come creare un canale YouTube. Creare un canale YouTube, oltre sì, comunicare, condividere, però creare un canale YouTube è anche creare un asset. Creare una pagina Instagram è creare un asset. E sono asset a lungo termine, che ci vuole molto tempo, lo sappiamo tutti. E la stessa cosa è con i negozi, con il brand, con Shopify, con eBay, con qualsiasi cosa. Dovete pensare a lungo termine, state creando un asset per i prossimi anni, per i prossimi decenni, non per il prossimo mese, perché sennò non ha senso. Se poi voi siete con l'acqua alla gola e vi servono 1000 euro di fare fretta e furia, potete anche farli, ma se volete fare business non è questo il modo. Ascoltatemi, cambiate mentalità, perché non è questione di cambiare business model, ma è questione di cambiare mindset. Cercate di pensare più a lungo termine e lasciate stare tutte queste stronzate. Grazie per avermi seguito fino alla fine, ricorda di iscriverti al canale, ci vediamo al prossimo video, ciao, alla prossima!